Capitolo 7. Chinatown. Ciao ragazzi e bentornati alla decima parte del Professor Layton nel futuro perduto. Ok, sperando che stavolta si senta. Allora, siamo nella decima parte, esatto, e dobbiamo andare a Chinatown. Mi scuso ancora se non c'è stata la voce nella nona parte, ma come avete detto dalla descrizione, purtroppo ho avuto dei casini e non ho capito neanche io cosa è successo. Vabbè, l'importante però è andare adesso al casino Seven Hearts, perché come vi ricorderete magari, e se no ve lo ridico, dobbiamo, secondo il piano degli Yuki del futuro, andare a registrare la voce di Bostro, così che le guardie a Chinatown fuggano intimorite. Ok, ci si nasconde, spiamo Bostro, vediamo un po' che combinano sti qua. Si sta sgridando un tirapiedi della famiglia. Ok, e mi sa che lo sta per licenziare. Infatti, vedete, mi sembrava un po' chiara la situazione. E infatti. Allora, Iago, hai sentito cosa ha detto quell'omone? Direi proprio di sì, Andiamo, dai. Allora, spero di aver risolto abbastanza enigmi, perché se no, sono nella merda. Anche se mi sa, ragazzi, che forse, sento che forse ne avrò da ripetere altri. O meglio, da tornare a risolverne altri, vabbè. Come questo qua, che potrebbe averne uno per noi. Inedito. Ovviamente, ragazzi, se ci sarà bisogno, io, però, sia chiaro, farò un mega taglione. Mica vi faccio far vedere tutto quanto. Ok, tipo questo lo rifaccio. Ok, allora, quello dei fratelli e le sorelle, tipo. Ok, allora, vediamolo un pochino, perché non è dei più semplici, ragazzi. Allora, qual è il numero minimo di fratelli o sorelle che ci possono essere nella loro famiglia? Boh, secondo me può essere 3 o 4, boh. Anche se sono già sicuro, ragazzi, che sto dicendo stronzate su stronzate. Beh, ascolta, va. Chi è il più vecchio, chi è il più giovane? Tre fratelli, A, B e C. Secondo me è il 4. Però non vorrei che fosse banale come risposta. No, pensiamoci meglio. Sicuramente è un trabocchetto, Allora, tre fratelli maggiori e una sorella minore. Un altro aiuto, prego. Cioè, grazie. Ah, il maggiore dei tre, seguito da B e C. Anche A ne ha uno. 4, 5. Boh. Potrebbe essere 5, no, Cioè, tipo, non so, prendiamoci. Ne ha 4 più 1, 2. Credo di essere sulla buona strada. Ah, era 6? Bene, risolto. Cioè, vabbè, io ho sparato a caso. Ok. Anzi, no, dai. Ero sulla pista giusta. Ero sulla pista giusta. Bastava vedere anche il C. Ok. Vabbè, oh.
Ragazzi, l'importante ve l'ho risolto, no? Ecco. E per ulteriori sicurezze farei anche quello. Buona. L'appunto misterioso. 101 per 5. Boh, anche qua bisogna che ovvio. Cioè, non lo saprei proprio, ragazzi, neanche qua. Oh. Allora. Yoi X5, boh. Ricorda che la nota è stata lasciata proprio accanto alla calcolatrice, va bene. Lo so, non sono deficiente. Allora, aspettate. 101 per 5 fa 505. Ok? Quindi il 5 assumerebbe la forma di un S. Di una S. Di conseguenza, credo, ragazzi, che voglia dire SOS, dico io, eh? Credo di essere sulla buona strada. Ma sono un fottuto genio, ragazzi! Risolvere un enigma no. È una soddisfazione. No, sono un fottuto genio. Vabbè, vabbè, dai, ragazzi. Cioè, quell'indizio lì era capitano ovvio. Però mi ha risvegliato stavolta. Allora. Oh, finalmente una moneta aiuto ogni tanto. Non c'è altro? E che palle, però. Il pappagallo non dice niente, ovviamente. Allora. Vediamo un po' qui, invece. Sì. Ho capito. Mi dai l'enigma? O devo starti a sentire 3000 ore? Oh! Allora. Ci vuole tanto. Non lo so io. Allora. Hai scavato delle gallerie, ma sono venute fuori contorte come quelle di un formicaio. Devi collegare A ad A, B a B e C a C, senza usare lo stesso percorso due volte. Mi raccomando, procederci per quello di far salire in superficie uno dei raccordi. Allora, B. Vediamo un po' se ci puoi andare. No, questo passa più volte, mi sa. Ed è anche ingannevole, mi sa. No, allora ok, niente quello. Allora, ah, vediamo un po' che percorso facciamo con A. Beh, a vederlo così, l'unico che non si ripete sarebbe il C. Tipo si fa così, e si sale su in maniera diretta. Proviamo così. Lo sapevo. Almeno era il più diretto, secondo me. Vedete, ragazzi, ecco. I raccordi qua sarebbero troppo intricati. Invece il C. Ah, ma io non sono andato dello stesso percorso. Vabbè. Oh. Ragazzi, in fondo l'importante è sapere la risposta, no? Ecco. Che io ho dei tempi da rispettare. Non voglio mica stare qua 2 ore solo per ragionare in maniera, tra virgolette, giusta, corretta. Ok. Va bene. Che pasticcio ha combinato? Ah, vediamo un po' che succede qua. Che succede? Oddio. Un passaggio segreto per il casinò. Wow, ragazzi. E chi lo sapeva, eh? Allora, porta chiusa chiave. Bene. Ok, senza volerlo, quindi ho scoperto una cosa interessantissima. Lui non ha un enigma, però va bene.
Vediamo un po'. Ok. Ah, Vanessa sì, quella rompiballe. Insomma, che a Luke non sta molto simpatica. Certo che me la ricordo. Come posso dimenticarla? Allora. Oh, c'è Pavel. Direttamente da... mi sembra l'eredità degli Aslant. Sì, mi sembra che viene da lì. Beh, anche se questo è, diciamo, sviluppato 4 anni prima rispetto a quello che ho fatto io la scorsa volta. Ma bando alle ciance. Allora, direi che qua la soluzione è abbastanza semplice. Anche qua, se ci riesci, sta abbastanza, diciamo, attenti. Cosa che però può non risultare molto facile. Cioè, nel senso, ragazzi, ci vuole poco per incasinarsi qua senza sapere, diciamo, la... cioè, i passi giusti, insomma. Allora, devo spostare quello nero, giusto? Esattamente. Quello verde va in fondo. Quello bianco si sposta un attimino. Ok. Quello nero, idem con patate. Giallo, tu vai lì un attimino. Poi vediamo. Tu vai lì invece. Tu giallo vai lì. Il bianco lo sistemo qua. Ci sono quasi. Allora, però, aspettate. Ok. Ed eccolo qua, risolto. Proviamo così. Lo sapevo. Ho fatto su un mezzo casino, però va bene. Con 43 mosse, che sono forse un po' troppe, però vabbè. Non importa. Allora, andiamo là. E c'è la Penigma ancora. Beh, forse le parlerò dopo per capire quanti enigmi devo ancora fare. Eh sì, perché mi sa che, ragazzi, qua... cioè, è un po' che non mi chiedono un tot di enigma. Di enigmi, insomma. Potrebbe anche essere, eh? Ecco qua. Voce di vostro che caccia via gli scagnozzi. Wellmy e Wharton. O Wharton, boh. Wharton, boh. Quel che è. Allora, adesso fammi vedere come si può fare. Portone di Chinatown, vieni a me. Aio. Aio. Lo dicevo io, ragazzi. 50? No. Mi dispiace, ma devo fare un tagliuccio allora. Vabbè. Ragazzi, allora torno indietro io. Faccio gli altri 9 che mancano e poi ci ribecchiamo qua, ok? Bene. A poi. Bene, ragazzi, eccomi qua. Ok. Ingresso. E ora... ok. In fondo a questa strada l'attende il suo io futuro. Non lo trova inquietante? È una sensazione strana, sì, lo ammetto, molto strana.
Non riesco ancora a credere che ci sia un altro professor Layton in giro. Oh. Ti assicuro che esiste e presto lo incontrerai. Ah, ok, bene. Adesso me l'ha fatto, insomma, continuare il dialogo. Informati su Chinatown, ok. Ok, vediamo un posto. Ok. Vabbè. Enigma 64, il colpevole, ok. Vediamo un po'. Non sono stata io. B. A sta dicendo la verità. Ok, quindi A tolto. C. D sta mentendo. Di sicuro non sono stata io. Allora, C non si sa, B non si sa. È sicuramente D. Ecco fatto. Perché, scusa? Niente da fare, devo ricominciare da capo. Vabbè, in ordine, però... Scusa, eh. C. D sta mentendo. A sta dicendo la verità, ok. Proviamo. Boh. Sì, ma l'ho fatto, cazzo. A sta dicendo la verità. C. D sto mentendo. Allora è cibo. Ecco fatto. Lo sapevo. Bene, allora. Ok. Bene. Sì, in effetti è, insomma, sospetto. Uno che si para avanti, diciamo, prima che l'altro dica una testimonianza. E l'altro invece? Tu che hai da dirmi? Signore anziano? Beh. Ok. Allora adesso... C'è un altro enigma, mi sa, eh? Ok. 63 vale 20 piccarati. Sono stufo di sbagliare, però, Quando si aiuta con le dita per contare, quest'uomo un po' eccentrico segue l'ordine che vedi nell'immagine qui sotto. Dopo aver contato 1 a 5, torna al pollice e prosegue sempre lo stesso ordine. Potremmo contare in questo modo. Su quel dito finirà una volta arrivato a 663. Oddio. ...763... Di che cosa è multiplo? Prova a contare sulla punta delle tue dita. Sì, ho capito, ma non c'ho tempo di farlo fino a 763, dai! Che razza di indizi sono mai questi, oh? Forse siccome finisce per 3, no, che c'entra, scusa, Vabbè, chiedo altri aiuti. Per contare verrà sempre rispettata la stessa regola. Come? Cosa vuol dire, scusa? Non capisco, ragazzi, non sto capendo. Per contare verrà rispettata.
forse su questa, perché appunto finisce per 3 magari. Non lo so. Vediamo se ho ragione. Risolvere un enigma è una soddisfazione. Tutti i numeri che terminano per 3 o per 8 finiscono sul mignolo. E vedi allora che come lo dicevo io. Sì, perché insomma è comunque l'ultimo dito. E quindi vabbè. Però mi ha confuso un po', ragazzi. Devo ammettere che sto facendo però a casaccio, eh. Eh beh, dopo tutto, ragazzuoli, io non sono come il professor Layton, sono molto più stupido. Ok. Posso andare avanti senza... Ok, grazie. Buona. Vieni qui. Sono già qui io. E lui? Ward, ok, Ward. Allora. Ok. Ok, va bene. Ok, va bene. Ward. Il capo non c'è. Ok, va bene. Allora, informati sul Layton del futuro. Sapete cosa, ragazzi? Io direi di fermarci qua e di cercarlo nella prossima parte. Direi che, insomma, mi fermo qui e nella prossima parte continueremo, insomma, le indagini a Chinatown. E nulla, io vi lascio qua, appunto, ragazzi. Mettete un bel mi piace se vi è piaciuta la parte, un commento, iscrivetevi al canale se volete, e che mi fa sempre piacere. Noi ci becchiamo con la 11ª parte domani.